sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il titolo liturgico della celebrazione di oggi è la festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Ovviamente noi non esaltiamo una sedia e nemmeno un altare, ma chi siede su quella sedia, chi sale quell'altare. Allora è la gloria che la Chiesa rende al primato di San Pietro, il primo vicario di Cristo, e poi ai suoi successori. Fino a un secolo fa circa, addirittura il Papa, anche quando faceva un percorso all'esterno di San Pietro, veniva portato sulla cattedra per simboleggiare l'importanza dell'insegnamento che ci viene da lui. Tutti i vescovi del mondo, tutti i sacerdoti, ma anche tutti i fedeli, ascoltano la parola di Pietro perché non può sbagliare in materia di fede e di costumi. Quando da Roma è venuta la parola definitiva su qualsiasi argomento che attiene alla fede e alla condotta cristiana, non è più da discutere. E allora Pietro, tu sei la pietra su cui Gesù Cristo ha voluto edificare la sua Chiesa. Tu porti con te la potenza per sconfiggere l'inferno, per allontanare le tenebre degli errori, delle eresie, degli scismi, delle simonie, dei compromessi. Quanti guai ha sofferto la Chiesa, proprio come la Madonna ai piedi di Gesù sul Calvario. Questa è la vita della Chiesa. E il Papa ancora oggi, ma sarà sempre così, ripete con le lacrime agli occhi le esortazioni che sono sostanzialmente le parole e i pensieri di Gesù stesso. La preghiera nostra per il Papa deve essere ogni giorno. Infatti nella Messa, appena incominciamo a allargare le intenzioni di preghiera, la prima cosa che diciamo il Papa Francesco, poi il pastore di questa Chiesa particolare e poi tutti
tutti i vescovi del mondo, tutti i ministri dell'Eucaristia e del perdono. Deve essere una organizzazione di amore, di fedeltà, di sacrificio se necessario, di testimonianza assolutamente. Questo è il cammino del popolo che Dio Padre ha affidato al suo figlio Gesù Cristo. Oggi celebriamo anche francescanamente, nel calendario francescano, la festa di Santa Margherita del Cortona. Nasce a Laviano nel 1247 e muore a Cortona nel 1297. 50 anni di pene, di sacrificio, di sconfitte e di vittorie, moralmente parlando. Perde i genitori e la matrigna la tratta proprio da bestia, non da schiava. Lei, ragazza intelligente, bellissima, pia, pregava. A un certo punto si è presentato un signorotto lì di Cortona, di Montepulciano, il quale ha detto: ma io ti voglio bene, ti voglio sposare. La ragazza che viveva quell'inferno in casa ha accettato senza forse troppo riflettere, ma poi quell'uomo viene ucciso e non l'ha voluto mai sposare. Però la vita sua diventa ancora più drammatica, deve lavorare, fa tutti i servizi possibili, anche quelli umilianti, poi diventa una donna che si dedica soprattutto alla salute degli infermi, al prossimo più bisognoso, addirittura fonda un ospedale, molte ragazze la seguono e questo ospedale va avanti sostenuto dalle persone benestanti e di buona volontà che ammirano questa dedizione caritatevole di Margherita e le sue compagne. Poi il Signore la chiama a penitenza, si ritira su un monte, sulla rocca detta, della città, e lì dentro una baracchetta di paglia, di legno, vive, prega, fa penitenza. Tanta gente accorre per consiglio, per chiedere preghiere. E lei un giorno dice: adesso è venuta l'ora della mia confessione pubblica. Torna in paese, nel paese nativo, a Laviano. Durante la messa chiede al sacerdote di fare la confessione pubblica e così si accusa umilmente di tutti i peccati, gli errori commessi, chiede perdono anche al popolo di Dio come l'ha chiesto a Dio. E fu quella l'occasione per testimoniare appunto la vera santità che adesso lei vive in quella solitudine. Quel figlio che aveva avuto dall'uomo che non fu mai veramente suo marito, quel figlio diventò sacerdote francescano e questo consolò tanto il cuore di Santa Margherita. La preghiera, l'umiltà, l'amore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Agnelli, pecore e pecorelle, un triplice impegno che Pietro deve assolvere simultaneamente. Si tratta qui del popolo, si tratta poi dei vescovi, si tratta dei presbiteri. È il popolo di Dio, coi santi suoi pastori ed i ministri sacri. È il gregge del Signore che ascolta i suoi pastori e affianca i suoi ministri. È l'esercito di Dio, coi suoi ufficiali e sottufficiali. Il gregge è guidato in mezzo ai prati verdi e ubertosi pascoli.
si ciba ogni giorno all'abbondante mensa della promessa pace, si nutre di perdono e del prezioso pane dell'immortalità. Col vino si disseta che si tramuta in sangue del sommo suo pastore, si robustisce e cresce al fuoco dell'amore e della carità. Cammina nella gioia della speranza eterna della felicità. Sanno d'avere un posto accanto al Redentore nel regno dei beati.